meccanico è un lavoro molto ben remunerato, è pagato a peso d'oro, molto più di un avvocato, d'un dottore o d'un droghiere, d'un artista o d'un mercante, d'un perito o un ingegnere, d'un docente o un insegnante. Ma per un guadagno l'auto, dati questi tempi neri, deve far pur l'elettrauto, è il migliore dei mestieri. E Pirino si è tuffato con ardore e con passione, tutto preso ed eccitato nella nuova professione. Oramai non c'è mistero nell'intrico dell'impianto, e per essere sincero, già conosce tutto quanto. Spinterogeni e spinotti, con candele e valvoline, ogni spia dei cruscotti, dai relè alle puntine. La calotta va buttata, e pure il carburatore, via la cinghia e la testata, molto meglio andrà il motore. Anche questo strano pezzo, a che serve, che sarà? Ma levato via di mezzo, così tutto meglio andrà. Ma a guastare ogni cosa, ecco arriva di soppiatto il fedel Pantera Rosa, che è un suo amico mezzo matto. È un artista dilettante, chitarrista, imitatore, fantasista esilarante, ballerino e cantautore. È il doppione di Pirino, un ragazzo un po' balordo, è più scemo che cretino e per questo van d'accordo. Mette in moto, c'è un boato, tutto fumo e niente arrosto. Il padrone è disperato e Pirino perde il posto. Or Pirin fa il macellaio. Beh, si intende fa il garzone. Ma farà qualche altro guaio nella nuova occupazione. È purtroppo un po' maldestro, già se strozza, già se impiccia. Quasi quasi fa un cabestro con un filo di salsiccia. È felice e arcicontento. È un lavoro tra i più belli, ma dovrebbe star più attento maneggiando quei coltelli. Per il momento impara l'arte, taglia, spezza, batte fino, vuol giocarsi le sue carte. Ma tra coscia e spezzatino, tra bistecche e lombatine, tra maiale e vitellone, gli ossi buchi e le fettine, fa una grande confusione. Non parliamo di frattaglie, di rognoni o di brasato, né di trippo o di rigaglie, né di manzo o di stufato. E non è tutto finito, molta carne ancora c'è, dal rosbif fino al bollito, dal girello al rollè. Ma Pirino, testa pazza, ha celato un grande amore, è Marisa, la ragazza, che gli fa battere il cuore. Mentre batte con passione la bistecca su Riviano, ecco arriva il suo padrone e gli spappola la mano. Anche dopo questo guaio su due piedi è licenziato, non farà più il macellaio ed è ancora disoccupato. Parrucchiere per signora è un mestiere che la tira, che gli piace, che adora, ha raggiunto le sue mire. Nella sua nuova divisa fa lozioni e permanenti nel negozio di Marisa e accontenta le clienti. È davvero raffinato, tutto pieno di attenzioni, dalle donne è adorato per gli sciampi e le frizioni. Ha imparato bene l'arte, è un coiffeur proprio chichi, solo lui, modesti a parte, è il re dei bigudì. Oh, il barbiere di Siviglia gli fa un baffo a tortiglione. È una vera meraviglia quando inventa una lozione. È il mago dei capelli. Lui li taglia su misura. Li fa splendere più belli nella nuova conciatura. È un allegro girotondo. La clientela è molto fine. Ci sono dame del bel mondo. Oh, quasi tutte parioline. Ben conosce la marchesa di Pirino la bravura. E paziente l'inattesa di vedere la tintura. Ma Marisa l'ossessiona, è presente in ogni istante, è davvero proprio buona, seducente e provocante. E Pirino a tal visione si ingarbuglia, si impappina, dei color fa confusione ed un'altra ne combina. Finalmente è giunta l'ora, sollevato viene il casco alla nobile signora. Per Pirino è un altro fiasco, è una scena spaventosa. La marchesa disperata con i suoi capelli rosa urla come una dannata. Con un carcio nel sedere su due piedi viene cacciato, non farà più il parrucchiere, è di nuovo licenziato. Non riuscì dal panettiere, fu macello il macellaio, ora vuol cambiare mestiere, prova a fare il benzinaio. Il lavoro non è duro, non occorre molta scienza, e Pirino è assai sicuro della propria intelligenza. C'è la super, la normale, la miscela ed il gasolio, è un lavoro assai banale, qualche volta il cambio d'olio. Se un cliente vuole il pieno, l'acqua e l'olio controllare, c'è Pirino e in un baleno si dà subito da fare. È una gioia ed un'ebbrezza, e di certo non mugugna quando lava il parabrezza con dei bei colpi di spugna. Alle volte nella fretta mentre lava il finestrino, al cliente fatto eletta quel distratto di Pirino. E talor per l'emozione di veder se le atmosfere siano giuste di pressione, alle gomme fa un clistere. Sul lavoro non gradisce di pantera l'intrusione, e all'inferno lo spedisce quell'eterno fannullone. Ma Marisa è una cliente. Con il suo motorino si presenta un po' insolente. Vuole il pieno da Pirino.
rompe le cosce, che emozione. Con la pompa va su e giù, non fa un pieno ma un pienone e ne versa sempre più. Anche dopo questo guaio ha finito la carriera, non fa più il benzinaio, è una sorte proprio nera. Fa un duetto con Pantera tanto per tirare avanti, si esibiscono la sera a suonar nei ristoranti. Non sa più dove andar, che ricorrere a Zionino, che gestisce un grande bar. Uè, che casino! Oh, dopo la pace, Che casino! Che chiodo e manciate di cemento dentro il brodo, la fa in barba ai pizzardoni, con la fionda rompe i vetri dei lampioni, rompe i vetri dei lampioni. Alla nonna per dispetto metterò spiragni e topi dentro il letto, dalla caccia alle pantine a cui strappa o i bolle mutandine. Dalla finestra dice solo parolacce, se lo scrivi fa sperleffi e fa boccacce, fa sperleffi e fa boccacce. Tutti quanti prende in giro, fa Andreotti barba e baffi con l'abiro, lega il nonno ad un divano e gli dà fuoco perché lui è un gran capo indiano. In bocca al fratellino. Che casino con Pierino, fa pipì nel lavandino. Se c'è l'acqua la portiera, le nasconde la dentiera e per scherzo butta via i mutandoni della zia. Che casino con Pierino. Che casino, che casino, che casino, che casino, che casino, che casino. Ti voglio cullare, cullare, portandoti sull'ombra del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più sfuggir non potrai e accanto a me tu resterai. La, 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 la.
Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ai, 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 ti voglio portare. Buongiorno, meno male che ci sei tu, signora Mara, che ci sembra allegra. Oggi a me mi rode tanto il culo. Ovvero, pure di prima mattina sei già nervosa. Non è che sono nervosa, è che mi rode proprio. Saranno le adenoidi, le meringhe. Vuoi dire le emorroidi? Boh, saranno quelle. Perché non vai a farti visitare? Io fammi vedere il culo, no, no, non sia mai, per carità. Con gli zozzoni che si fanno gli sordi con i culi dell'Andri. Beh, calmati, ci vuole pazienza. Pazienza, pazienza, un par de coglioni. Lascia fare che il caffè lo faccio io, sono Mara. Oh, quante volte te lo devo dire che il caffè lo faccio io? Io sono napoletana e l'unica cosa che so fare veramente bene è il caffè. Ah, ecco, e tu prepara la colazione? A proposito, quando la caffettiera borbotta, tu spegni il gas, ma lascialo borbottare un po', eh? Ma signor, tu mi hai detto di lasciarlo borbottare prima di spegne. Per un po', ma così esce tutto. Ma la colazione non l'hai preparata? Il latte, il burro, la marmellata, i toast. Ma quante cose devo fare tutte insieme? Ci sta battendo al caffè? Mica so come quel guercio che con l'occhio frigge il pesce e con l'andro viene a battere il gatto, Ho capito, qui mi tocca fare tutto da sola. No, ma ci perde, signora, preparo io la colazione. Dunque, burro, marmellata e i toast. No, i toast non li toccare proprio, ci penso io. Tu mi hai detto non mi dovevo toccare proprio. Oh, a me doveva capitare un tipo del genere, mamma mia bella. Minchia. Oddio, e questo è il modo di svegliare. Roba d'infarto, Ciao, Nino. Che bella risposta. Scusami, cara. Ciao. Pronto? Sì, signor Nino? Sì, ma sta al gesso, sta cagando. Clodi, ma è questo il modo di rispondere al telefono? Perché? Ho detto la bugia. E il padrone sta al gesso a cagare. Ma cara Clotilde, non si deve dire così. Si dice il signore sta al bagno. E che diamine. Allora hai capito? Quando il signor Nino sta al cesso, devi dire che sta al bagno. È molto più fine. Chi era al telefono? E che ne so, quella deficiente di Clotilde è riattaccata. Minchia, poteva essere una cosa importante. Stai calmo, non te la prendere. Stai calmo, non te la prendere. A proposito, si è alzato Sua Eccellenza Pierino? Non ancora. Non ancora, io faccio i salti mortali per lasciare libero il bagno a tuo nipote. Nostro nipote, Pierina è nostro nipote. E d'altronde per noi che non abbiamo figli, Pierina è una gioia, è un nuovo soffio di vita. E chiamalo soffio di vita. Per me sono sfoghi di gioventù. Sarà, ma puzzano peggio di quelle di un vecchio. Oh, su, vieni a fare colazione. No, io vado giù ad aprir bottega. Ma la colazione? E la faccio giù al bar, piuttosto voi sbrigatevi. Buongiorno, zietta. Oh. Ciao, Pierino. Ho l'impressione che lo zio stamattina sia un po' incazzato. E che modo di parlare? Si dice arrabbiato.
Ma non ci fare caso, la mattina è sempre un po' nervoso. Mi sembra che gli sta un po' sul pene. Pierino, non ti capisco. Vedi, quando parlo bene non mi capisce nessuno. Volevo dire che gli sto un po' sul cazzo. Cominciamo con le parolacce di prima mattina. Zia, le ore del mattino hanno l'oro in bocca. Su, su, sbrigati, fai colazione e poi raggiungiamo lo zio al negozio. Buongiorno, zio. Buongiorno. Prego, un doppio whisky. Come di prima mattina? Questo è l'ultimo, poi vado a dormire. Beato te. Pierino, mi raccomando, i vuoti. I vuoti a rendere. Sì, zio, ho capito, i vuoti a rendere. E che vuol dire? Che io glieli porto pieni e loro me li ridanno vuoti. Bravo, mi raccomando con gli americani, che quelli non capiscono. Tu fatti capire, hai capito? Ho capito. Vola, no? Ha capito. Sveglio tuo nipote, eh? Ci dobbiamo fare scherzetti che adesso ti ho preparato la cucina. Allora. Ciao Nino. Ciao Nino. Ciao, ciao. Buongiorno signor Ossequi. Buongiorno. I nostri rispetti ossequiosi sempre. Ciao Nino, come va? Non c'è malaccio. Il solito, uno lungo e uno stretto. Uno lungo e uno stretto. Grazie. Oh, senti Nino. Dimmi. Sai che ho incontrato? Chi? Gargiulo. Gargiulo? E chi è questo Gargiulo? Quello che te lo mette in culo. Ridete, ridete. Ogni mattina la stessa cosa. E io ci casco sempre. Hello, my darling. Thank you. Allora, Pierino, cosa vuoi da me? Beh, i vuoti. Ha capito? Cosa vuol dire vuoti? Come posso spiegare? Vuoti, vuoti a rendere. Ha capito? Vuoti a rendere. Ah, voi italiani, anche da bambini pensate solo a quello. Vuoti a rendere. Ah, capisco. Ma tu ancora troppo baby per questo. Bye bye. Mannaggia. Oh, Averì, ma che c'hai? Te vedo un grugnato. È per via di quell'americana. Ah, di quella buona. E che te devo dire? È americana. Mi sembra che ci sta, ma se poi mi sbaglio. Te saluto, Pantè. Aspetta, te faccio vedere Pantera nuova versione. Gnau, gnau. Andiamo, Pantè. Un cappuccino, prego. Un cappuccino? Ah, un cappuccino. Sì, un cappuccino. Per me è molto difficile pronunziare queste parole. Ma lei non è italiana? No, sono tedesca, tedesca di Germania. Però lei lo parla molto bene l'italiano. Da quanto tempo sta in Italia? Sono solo 15 giorni, ma io imparo bene 10 parole al giorno. Ah. Un giorno 10 parole, 2 giorni 20 parole, 10 giorni 100 parole, 15 giorni 150 parole. Ah. Tutte qui, il mio culo. Zio, devi spostare la macchina, se no ti fanno la contravvenzione. Oggi è martedì e c'è il divieto di sosta per la pulizia stradale. Ah, oddio, la macchina! Oh, mamma, la mia macchina! Guarda la macchina! La mia macchina! Buongiorno. 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 Scusate, oggi io sono in ritardo. Perché ieri sera è lavoro, è lavur, come dicono a Milan. Voi siete pronti? Andate giù al bar, che io vi...
Sì. Salute. Salute. Grazie. Il signor Nino è nel bagno. Pronto? C'è il signor Nino? Il signor Nino è nel bagno. Ne avrà per molto? Non credo, quando è entrato stava già scureggiando. Su tesoro, fai ruttino la tua mamma, su amore. Buongiorno. Ciao Pierino, fai ruttino. L'anima del ruttino. Oh, quanto pagherei per essere centravanti della nazionale. Pensate, parto dalla metà campo con la palla al piede, triangolo con la mezzala che mi ritorna la palla, dribblo il mediano, dribblo il terzino, avanzo ancora, sono solo a tu per tu con il portiere che mi viene incontro. Vedo la porta vuota e io tiro fuori volutamente. E perché? Ma non vi immaginate che ebbrezza sentirsi gridare da 100.000 persone? Vaffanculo! Che bella soddisfazione del cazzo! Proprio di quello, Nino, l'hai detto. Vai, Nino. Vai, vai. Ciao, Nino, come va? Che tipo quello? Non c'è male. Senti, Nino, sai qual è l'unica cosa buona che hai? Beh? Tua moglie. Non vi permetto tale confidenze. Perdonate. Accetto ogni scherzo, ma non toccate mia moglie. E chi te la tocca? Magari! Basta o non vi rivolgo più la parola e non venite più nel mio locale. E dai, Nino, non te la prendere, noi scherzavamo. Tu ci conosci, noi scherziamo sempre. A proposito, Nino, lo sai chi ti saluta? Chi? Gargiulo. Gargiulo? E chi è Gargiulo? Quello che te lo mette in culo. Buongiorno signora, non c'è Pierino? Sì che c'è, Pierino! Oh, no, lasci perdere, lo chiedevo così, tanto per dire qualcosa. Pieri, ma che fa? Non lo vedi, è lo zabbaione. Ah. Pierino deve portare la solita roba all'americana, sbrigate. Signor Nino, il solito per favore. Servita Marisa. Grazie. Ciao. Ciao. Pierino, mi raccomando i vuoti, hai capito? Io ho capito, ma è quella lì che non capisco. Vola. Ti posso accompagnare? Grazie. Ecco, sono arrivata. Ciao. Ciao. My darling, how do you do? Sì, du, Entra, Pierino, e posa il vasoio là sopra. Ma cos'hai? Sei sempre così, come si dice, strange. Stronzo? No, strange. Strano, ecco, strano. No, so proprio stronzo. Pierino, cosa posso fare per te? Me deve ridare i vuoti. Vuoti? Cos'è essere vuoti? I vuoti a rendere, oh. Oh, Pierino, tu grande birbantone. Bye bye. E allora, tu che hai fatto? E che dovevo fare? Niente, l'ho guardata un po', poi me ne sono andato. Ma quella ci sta, quella non aspetta altro. E ce lo so, ma che devo fare io? Stamma a sentire, io un'idea ce l'ho. E dimmi. Tu, domani mattina, quando vai su, posi il vassoio sui scalini. Sì. Te sbottoni, o tiri fuori e gli dai una bella sgrullatina per farlo diventare tosto. Se è per questo, non c'è bisogno di dargli la sgrullatina. Vabbè, insomma, quando è bello tosto, suoni il campanello. E poi? Ah, Pieri, e poi? Hai capito? Senti, Nino. A proposito di quei due belli imbusti che ogni giorno ti vengono a sfrugugliare con quello stupido scherzo di Gargiulo. Gargiulo? E chi è Gargiulo? Mmm,
Modo lo stavo proprio per dire. Ah, Gargiulo, quello che lo mette. Ecco, hai capito? Sì. Beh, io ho pensato che tu dovresti rispondergli: ah, sì, Gargiulo, un amico di Bertè. E beh? Al che loro chiederanno: e chi è Bertè? E tu risponderai: quello come Tengula a te. È già Bertè! Scusami, me lo vuoi ripetere un'altra volta? Soglio all'americana. Sì, sì, ma vai da zia Mara che oggi ho alto per la testa. Va, va, fanciullo, va. Zia, è pronta la roba per l'americana? Sì, caro, è lì. Qui, mi raccomando, i vuoti a rendere. Sì, stavolta me li deve proprio rendere. Bella giornata, eh? Bellissima. Buongiorno, signora Mara. Gli è sempre più bellona, eh? Peccato che abbia scelto quello sgorbio di suo marito. Meglio uno sgorbo efficiente che un bell'imbusto deficiente. Ma che state un po' che nervosa? Siete di cattivo umore? Niente affatto, anzi, di ottimo umore. Allora, Nina, mi raccomando il solito, uno stretto e uno lungo. Uno lungo. Chiaro. Subito. Ecco i due caffè, uno stretto e uno lungo. Ecco lo zucchero. Senti, Nino. Dimmi. Sai, ho incontrato Gargiulo. Gargiulo? L'amico di Bertè. Bertè? Mai sentito nominare. Ah, Bertè. Deve essere un amico di Gargiulo. Ah, un amico di Gargiulo. Gargiulo? E chi è Gargiulo? Quello che te lo mette in culo! Non mi rendi i vuoti, te piscio addosso. Senti, mamma, io faccio un salto dal commendator Zillette. Tanto fra poco arriva Pierina e te dà una mano. Ciao. In bocca al lupo. Ciao. Bye bye. Ho una sete terribile. Prego. Thank you. Thank you. Accidenti, quanto è nero il mio John. Lo vuoi mettere a paragone col mio Louis? Il mio Arthur è il più nero di tutti. Ma non fatemi ridere. L'altro ieri il mio John ha fatto un po' di footing, è tornato a casa tutto sudato e gli ho terso il sudore con un asciugamano. Sudore, catrame era. Stamattina il mio Louis, mentre tagliava il salame per il breakfast, gli è sfuggito il coltello e si è ferito ad un dito. Cosa credete che gli sia sgorgato dalla ferita? Sangue? Ma che sangue? Inchiostro! Allora il mio Arthur, ieri sera eravamo a cena con degli amici, gli è scappato un rumorino. Beh, siamo stati 3 ore al buio. Ma
Che maniera è di guidare? Ha visto che casino ha combinato? Ho sentito fischiare. A chi ha fischiato? Lei. Senta, lei ha le traveggole. Io non ho neanche il fischietto. Qualcuno ha fischiato, no? Oh, se lo vengo laggiù! Lei fischi per fiaschi. Ho l'impressione che abbia alzato un pochino il gomito. Guida in stato di ubriachezza. Ma che ubriachezza? Mi faccia sentire il fiato, per cortesia. Non è alcol. In tutti i modi adesso vada via subito. Sì. Sgomberi il traffico. Prego. Minchia! Coraggio, circolare. Tenga le chiavi e se la sposti bene. Sì, 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 sì. Vieni, non è che ti accompagniamo noi. No, l'altra parte. No, ci pensavo noi. L'incrocio è pericoloso. C'è una certa da fermi, fermi, fermi. Buoni, buoni. Ecco. Ah, state fermo, detto vai. Andiamo, dai, non è. Ecco, c'è un'altra parte. Aspetta un attimo. Fermi tutti, fermi. C'avevo la nonnetta. Non ve muovete. Buoni, buoni, ecco così. Aspetta, visto un attimo, che si sono fermate le macchine. Oh, ecco fatto, ce l'avevo fatta. Sana e sarva, siamo arrivati, sei contenta? Eccoci qua. Hai visto? Ma come, io ci ho messo 3 ore per andare là e voi mi riportate di qua. Ah, non è, ma se non c'eri tu, come facevamo ad attraversare la strada con sto casino di traffico? Vanveri questa. Mi scusi, signore, se non sbaglio lei sta vomitando? È che non lo vede. Mi sta vomitando l'anima. E si vede che ha mangiato qualcosa che le ha fatto male. E che ne so. Mi lasci. Le permette un consiglio? Dica pure, ma faccia presto. Vomite pure. Il consiglio che le voglio dare è che se lei si sente in bocca come un tortellino, un anelletto di plastica o di gomma, ha capito? Sì, un tortellino, un anelletto di plastica. Beh, per carità, non lo vomiti. Quello è il buco del culo. Caro Pantera, che ti avevo detto? Marisa ci sta. Oggi c'ho l'appuntamento alle 4. Andiamo al cinema assieme. Sì, sono contento. Oh, ma guarda un po' se ti piace la vibra. Sì, mi piace, ma non c'ho tempo. Prima che arrivi Marisa, fammi andare a fare una pisciata che me la sto a far sotto. Ciao, se vedi. Ciao. Pierino. Eh? E dove vai così di corsa? Venivo all'appuntamento. All'appuntamento con te, no? Sono le 4. Beh, veramente mancano ancora pochi minuti. Comunque mi fa piacere constatare che nonostante tutti i tuoi difetti sei almeno puntuale. La puntualità è il mio forte. Allora andiamo al cinema. Ma mi raccomando, fermo con le mani, promesso? Oh, me posso innocecare. Andiamo allora. Scarface, pericolo pubblico numero 1. Ti interessa molto il film? Sì, ma avrei preferito un film comico. Di quelli che ti fanno pisciare sotto da ridere. Ti avevo detto di star fermo con le mani, ma adesso tu esageri. Una mano me la puoi anche dare. Sì. Cammina. Ecco, Scarface. Questo è il tuo nuovo albergo. E questi i tuoi nuovi amici. Billinger, la iena di Baltimora. Joe Pastrano, la belva del Bronx. Il famigerato Jack lo Squartatore. E Belli Capelli, il mostro di Chicago. E se vuoi dello champagne, basta che suoni. Io a te ti caco in testa. A te no. Anche a te.
ti cacco in testa. A te no. Tu sei Jack lo squartatore? Sì. Beh, caco in testa anche a te. A te! No. Scarface, perché a lui no? Perché con lui mi ci pulisco il culo. Oh, questi sì che so film, film americani. Mica so come i film italiani che sono pieni di volgarità e parolacce. È vero, c'hai ragione. Pieri, me la offri un'aranciata? Certo, un'aranciata. E tu non prendi niente? Io no, io niente di liquido. Prego, mille. Ti fa male, Jesse? Sì, ma solo quando rido, perché ho le labbra screpolate. Oh, mamma, com'è tardi, andiamo. Sì, sì, tanto andiamo. L'abbiamo già visto due volte, no? Entra che fa freddo! Non entro in casa finché non hai preso l'autobus. Voglio vederti fino all'ultimo istante. Oh. Ciao! Ciao! Che fai? Lì c'è scritto vietato fumare. E io non fumo. Vietato parlare col conducente. E io non parlo con nessuno. Vietato scendere dalla porta anteriore. E io non scendo. Ma che c'è un cartello con su scritto vietato pisciare? Beh, no. E allora io piscio. Ma che ti è successo? Ma sta zitta, fa del bene alla gente. Ma dimmi, parla. È successo stamattina al bar. Stavo lavorando, come sempre.
C'era una bella signora. Ad un tratto il marito le dice: cara, scusa, mi vado a fare una telefonata. Va bene. Senti. Sì? Il telefono? È lì. Grazie. La signora prende la bottiglia del ketchup, cerca di farlo uscire ma non ci riesce. Allora io... Signora? Signora? Le faccio vedere come si fa. Le ripeto il gesto. Ad un tratto arriva il marito, mi zompa addosso e oh, mi riempie. Aiuto! Ah! Oh, aiuto! Ma chi sei? Basta! No, 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 mi arrendo! Dietro spugna, basta! Aia! Oh! Oh! No! Fermo! Ole! Aiuto! Oh, vedi che ci si guadagna a far del bene a gente, sì. Ma allora sabato non ci può venire a gita di Boy Scout? Sì, sì, il dottore ha detto che è una protesi riservata. Leggeri esquimesi. Boh. Senti, Peri, ti piace questa? Sì, sì, carina, carina, sì. Mani in alto e non urlare. Oh, ma che fai? Oh, oh. E aspetta un momento. Ma io ho fame. E fra un po' arriverà lo zio e mangiamo insieme, no? Sembri un morto di fame. Ehi, che diamine. Pronto? Eh? Non capisco, pronto? Ah, io non capisco, mo chiama la signora, aspetta, eh? Signor, è vostro marito, ma non è lui. Dice che c'ha delle piccole rape che costano 100 milioni. Ma che ne so io? Le rape, 100 milioni, ma che sta dicendo? Oh, pronto? Pronto? Oh? Sì. Cosa? Che va? Che? Oddio! Ma no! No! Oddio! Oddio! Zia! Signor! Cosa c'è? Hanno... Zia! Hanno rapito lo zio! Vogliono 100 milioni! 100 milioni di riscatto, se no l'ammazzano! Coraggio, zia! Io 20.000 lire da parte ce l'ho e le caccio volentieri per salvare lo zio! Oh, grazie, Pierino. Hanno detto... Hanno detto che richiamano per prendere gli accordi, ma io però... Andiamo a mangiare. Ok. Coraggio, zia, non ti preoccupare. Va bene, d'accordo. Sì, sì, ricevuto. A tutte le pattuglie in servizio. Attenzione, comunicato. Suo messaggio mi espulsa un po'. Capo, capo, venga a sentire. Ma questo è alfabeto Morse. Aiuto, aiuto. Sono stato rapito. Presto, la squadra volante. Subito, capo. Attenzione, attenzione, auto 34 e 26. Fermi tutti, polizia! Ma come ha fatto? Ero del genio radiotelegrafisti. Una bella fortuna. Un bel culo vuol dire. Grazie, commissario. E grazie anche ai suoi uomini. Il piano di quei banditi era perfetto. Ma hanno commesso un errore. Mi hanno tappato la bocca, ma non il culo. Signorina? Sì? Aspetta, vengo. Grazie.
fai qua? Via! La macchina! E chi l'ha accesa? Cosa fai qua, disgraziato? Fuori dal mio locale! Fuori dal mio locale! Sei più disgraziatissimo di mio nipote Pierino! Mannaggia la miseria, per la tua mania di raccogliere le margheritine, mosse siamo persi. Ah, vieni, guarda, laggiù c'è sta un paese. E lo vedo che c'è un paese, ma magari si allontanava ancora di più dal gruppo, e poi... Il gruppo? E chi se ne frega del gruppo? Dai, andiamo. Oh, lì c'è sta un cacciatore. Poi gli chiedo che paese è. Oh, ma quella puntata la preda, sana, ma di sul basso incazza. E se si incazza fa due fatiche, una incazzasse e un'altra scazzasse. Scusi, signor cacciatore, eh? Che paese è quello laggiù? Sacro Fano. Grazie, molto gentile. Oh, ma quello mica stava a cacciare, stava a cagare. Fermo, cosa vuol fare a quella povera bestiola? Affogarla. Ma che affogarla? È il mio gatto e gli voglio un sacco di bene. Solo che è sporco e io lo lavo. Ma così lo farà morire. Ma lasciatemi in pace, ma che morire e morire. È sporco e io lo lavo. Andate, andate, fatevi i gatti vostri. Oh, qui mi sa che si allontaniamo sempre di più. Io direi di tornare indietro. C'hai ragione, torniamo. Scusi, signore, perché sta piangendo? Cosa le è successo? Il mio gatto è morto. Ma gliel'avevo detto che a lavarlo sarebbe morto. Ma non è stato a lavarlo, è stato a strizzarlo. Bella riconoscenza, ti ho levata dal marciapiede. Ti ho dato una casa, ti ho riempita di oro e di gioielli. Ti ho dato tutto quello che hai voluto. Il mio migliore amico, vergogna. Non parlare di una squadrina, una ratta. Zitto, non aprire. Ma chi è? Ma non puoi negarlo. Ma che succede? Sono geloso, geloso come Otello. Gualtiero, tu mi tradisci. No, Orazio, te lo giuro. Ti ho visto ieri che facevi gli occhi di triglia ad Annibale. Orazio, tu sei l'unico amore mio. Perché non possiamo goderci in pace il nostro amore? Bada, Orazio, schiavo non sono di questa vana tua gelosia. Ma la gelosia è amore, e amore vuol dire gelosia. Quando sei vicino a me, e io sono vicino a te, la vita è tutta rosa. Dimmi, dimmi che mi vuoi bene. Gualtiero. Orazio. Gualtiero mio, tu sei l'unica per me. Occhi dei miei occhi, vita del... Che bello amarsi sotto le stelle. È bello amarsi anche sotto la pioggia. Sì, Gualtiero, amarsi è un lento morire d'amore. Sì, l'amore è bello, sotto le stelle, sotto la luna, sotto la pioggia. Afro-show! Bonjour Dino, come ça va? Ça va bien? Alors, deux cafés pour nous. Ma che lingua state parlando? Ma è francese, Onnino. Oggi se non si sanno le lingue non si fa strada. Fino alla settimana scorsa non lo conoscevate, perché c'era quella signora francese che non la capiva nessuno. E voi c'eravate qui, nel mio paese. La settimana scorsa? Adesso alla radio. Hanno fatto dei corsi serali di lingue straniere. Allora noi che facciamo la sera? Invece di andare a donne, ci mettiamo davanti alla radio e impariamo. Che l'erettile, monsieur, s'il vous plaît? È un momento che je prendo la montre. Pierino! Sei trebosa, mon. Mara, cosa deve portare alla signora Gallina in via Gallo? Ah, quattro tramezzini con i wurstel e con la maionese. Hai sentito? Signora Gallina... In via Gallo, si vola! Cette montre, j'ai l'acheté à Paris. Vous êtes été à Paris? Oui! Signore? Mi scusi, sa dirmi dove abita la signora Gallina? No, non lo so. Buongiorno, signora Cesira! Buongiorno Matteo, bella giornata oggi, eh? Ah, la più bella della mia vita. Lo so Matteo, figuriamoci. Oggi sposi la mia Beatrice.
Sono felice che mia figlia abbia scelto un uomo come te. Però... Però? Però, sì, insomma, volevo dire, ti sei un uomo così forte, così robusto, così grande, mentre mia figlia è così piccola, così delicata, così minuta. Beh? Beh, volevo dire, stasera sarà la prima notte di nozze. Lo so che sei una persona gentile a modo, ma... Ma? Ecco, ti sei così grosso, la mia Beatrice è così piccina. Mi capisci cosa voglio dire? Stasera, quando sarete soli, sì delicato, discreto, dolce, soave. Hai capito cosa voglio dire? Ah, ora capisco cosa vuole dire. Non si preoccupi, signora. Un po' di vaselina e... Buongiorno, ci vediamo giù al bar. Ma come, te ne vai già? Non sei stato neanche al bagno. E beh, sono 2 o 3 giorni che non mi viene. E piuttosto sbrigatevi, specialmente tu. Vi saluto, ci vediamo al bar. Signor, sono ma preoccupata per Sonnino. Quando si svegliava era una festa con le sue scuregge. Era un buongiorno che metteva allegria. Ma sono un po' di giorni che c'è il culo muto. Che sarà, starà male? Bah, sono preoccupata anch'io. Farò una telefonata al dottor De Mentis. Vorrei una scatola di caca rapid. Che? E che ne so, roba per cacà. La sa rapid? Eh. Per bambini o per adulti? Per adulteri, per mio zio. 1225 alla cassa. Oddio, dottore, non posso più pisciare. Non posso più pisciare, la prego, mi aiuti. Si calmi. Scoppio. Si calmi, si accomodi. Mi scusi, ma è un caso urgente. Venga, venga con me. Signorina, presto, un contenitore. Su, forza, coraggio. Oh, appena un goccetto. Cerchi di sforzarsi. Ecco il contenitore. Coraggio. Presto, signorina, un altro contenitore. Subito, dottore. Una bacinella. Una cisterna. Ma chi gliel'ha detto che non poteva pisciare? Un vigile, qui fuori, all'angolo. Salam. Have you seen this man? He's very, very rich, you see? Yes, I know. Much money. Yes, he has many petrodollars. Ma questo non è francese. Ha indovinato, Nino, questo gli è inglese. E come? Sempre con la radio. La notte ti metti lì e impari. A proposito, hai visto quell'arabo? Mi ha dato del salame. Ma quale salame? Quello di assalutate, salam. Quello gli è uno sceicco, gli è pieno di dollari, petrol dollari. Beato lui. E siccome nu poco... Ah, sì? Quello è venuto in Italia perché vuole trovare un culo. Ah. Tu per 1 milione glielo daresti? Ma siete impazziti. Ma per 1 milione? Ma andatevene via. Per 5 milioni? No. 10 milioni? Ho detto no! 100 milioni! 100 milioni! 100 milioni, capito? 100 milioni, uno sull'altro! 100 milioni! 100 milioni! Uno sull'altro! Per 100 milioni! Per 100 milioni! Sì o no? E beh, per 100 milioni sì! Hai visto che ti dicevo? I culi si trovano! Sono i soldi che non si trovano! A chi tocca?
A me. A lei, bene. Tu aspetta qui, eh? Sì. Eh? Ma lei cos'ha? Mi puzza il fiato. Non ho capito, un accidente. Si tolga quella maschera. Mi puzza il fiato. Ah, ora ho capito. Le puzza il fiato. Beh, si tolga quella maschera e mi faccia sentire. Mi puzza forte. Ho capito. Ma le cause possono essere diverse. Se non mi fa sentire. Su, avanti, non mi faccia perdere tempo. Si tolga quella maschera e mi faccia sentire il suo alito, la prego. Coraggio. Dottore, io l'ho avvertita. L'ha voluta lei. Rodi. A fare degli sciacqui di merda. Avantè, che ce vai oggi? Avantera rosa. Avantera rosa. E faccio vedere qualcosa di nuovo. Vabbè, mi faccio il cowboy a 33 giri, 45 e 78. Beh, faccio vedere, va. Ehi, Joe, ti piacciono i fiori? Sì, te ne porterò una corona. Ehi, Joe, ti piacciono i fiori? Sì, te ne porterò una corona. Ehi, Joe, ti piacciono i fiori? Sì, te ne porterò una corona. Ehi. Poveri, lasciami perdere che domani c'ho l'esame. È stata una disgrazia sul lavoro. Io faccio il falegname. La sega elettrica, zac, me le ha tagliate tutte e due in un colpo solo. Incerte del mestiere. Ehi, tu, vieni un po' qui. Prego. Guarda. C'è una mosca. Allora, che facciamo? Provvedo subito, signore. Roba da matti. Ah, che tempi. Ecco fatto. Mi prendi anche in giro. Ma io ti faccio un culo così. Nino. Nino, come va? Ti prego, rispondimi. Nino, come va? Ti prego, rispondi. Si cacchicchia, si cacchicchia. Ehi, allora vado a mettere un nastro marrone al portone. Dai, questo è un lieto evento, sì. Ma è una cosa che deve rimanere tra noi. No? Ciao, Pieri. Oh, ma che c'è? Lasciami perdere, sono così preoccupato. Oggi c'ho l'esame, speriamo che mi vada bene. Ma che esame? È l'esame dell'urina. Se mi rimandano, so cavoli amari. Guten Morgen, Nino. Nix bezahlen, nix arbeiten. Bitte, danke. Is verboten, si müssen auf der Straße. Ma questo non è né francese né inglese. Natürlich, ist Deutsch. È tedesco. Minchia! Anche il tedesco avete imparato. Jawohl, certo. Sempre alla radio? Himmel. Cioè, sempre. Ari minchia, oh. Marisa! Pierino! Ti sei fatto la Vespa, che bella! È l'ultimo tipo. C'ha le valvole in testa e in coda, l'antifurto e l'antistrucciolo. Ma ci sai andare? Che non lo vedi? E c'ho pure la patente per l'auto. Ma è tua? E di chi è da essere? Certo che è mia. Me l'ha regalata mia zia perché ho superato l'esame. Ma che esame era? È un esame molto difficile, ma per fortuna ce l'ho fatta. Bravo. Ma che so sti affari qua? È una Vespa truccata. Truccata? Dai, monta su, andiamo a fare un giro. A pomiciare o a guardare il mare? Ti ho portata qui per farti provare l'emozione di questa bella Vespa. Ah, infatti sono molto emozionata. Senti come mi batte il cuore. Questo è il cuore, ma allora ce ne hai due. Oh, quanto sei stupido. Concludendo la nostra inchiesta sull'infanzia, possiamo affermare che se i bambini vengono allevati bene, potranno diventare... Nino?
Nino. Tu che fai? Non vieni a letto? No, no, vai tu, cara, io resto un pochettino qua. Ciao, cara. Buonanotte. Ciao. No, per me quel rigore non c'era. Ammazzate se non c'era. Oh, vedi che lampadina, chi è il fratello di Goccia? Che boccia da biliardo. Avieri, scommetto 5 sacchi che tu non c'hai il coraggio di dare una sberla qua a Goccia Pelata. Ma chi sei, Ivano? E chi lo conosce a quelli? Ma per 5 sacchi. E allora facci tu, te ne do 10. No, no, io non c'ho il coraggio. Sono timido, mi conosci, no? Quanto hai detto che mi dai? 5 sacchi. Beh, 10 ce vado. E vabbè. Te do 10 sacchi, ma una bella sberla, eh? Allora, d'accordo, dammeli. E che so scemo. Fama americana. L'altra metà, a missione compiuta. Signore, mi scusi tanto. L'avevo scambiato per il mio amico Giovanni. Sono mortificato, non so proprio come chiederle scusa. Di un po', ma il tuo amico Giovanni lo saluti sempre così? Eh sì, vede, siamo molto amici e tra noi scherziamo sempre. Non so proprio come scusarmi, ma è talmente somigliante. Somigliante al suo amico Giovanni, un colonnello di cavalleria. Oh boia, Paolo. Oh, mamma mia, che botta. Oh, caccia l'altra metà. Abieri, te do altre 10.000 lire se gli vai a dare un'altra bella sgargamella. Oh, ma che sei scemo? Non lo di manco per scherzo. Abieri, mi ha fatto così ridere. Oddio, oddio, che botto. Senti, te ne do 20, te do 20 sacchi, d'accordo? Beh, per 20 sacchi ci sto. Ma sempre l'americana, eh? D'accordo? Dai, eh. Dai, dai. Mina, mina. Ah, Giovanni, se passi in ammazzare. È inaudito, ne? Inaudito? Mamma mia, ancora lei. Oh, mi scusi tanto. Era un po' sovrappensiero. L'ho vista. E ancora una volta mi son detto, eccolo, eccolo il mio caro amico Giovanni. E ora invece non so proprio come chiederle scusa, mi creda, sono veramente mortificato. Mamma mia! Roba da matti, la gioventù d'oggi, bel risultato. E anche i giardini pubblici non può stare in pace. Oh. Oh, caccia il grano. Oddio. Oh, avvieni. Ma quel pelato sta ancora là. E voglia da un'altra botta. Dai, e va. Ma tu sei scemo. Oh, ma quello me me. Oh, io non ho mai riso tanto in vita mia, vieni. Te prego, te supplico, vai a dare altro leccamuffo. Se ho detto di no, è no. Oh, guarda, te do 50.000 lire. Ma qua non le viste mai 50.000 lire tutte assieme? Ma vattene. Oh, mo non ce l'ho. Ma a costo di impegnare l'orecchini di mia madre te li darò. Se vuoi te firmo una cambiata. Ma ci devi andare, te prego, te supplico. Se sei un amico, mo lo devi da fa. Te prometto che 50.000 lire te li darò sul set. Vabbè, vabbè. Sì, sì. Te credo sull'onore. Vado. Aia! Ah, Giovanni, in quella panchina c'è uno che rassomiglia tutto a te.
Oddio! Prego. Grazie. Dobro Voroshilovsky. Dobro gospodicno Popov Karamazov in Kulovic Stravinsky. Minchia vischi dobro. Da? Questo non è né francese, né inglese, né tedesco. Da, questo è russo. Russo di Moscovia. Sempre alla radio? Sempre alla radio, tovaric, da. Balalaika. Nino, uno lungo e uno stretto. Oggi, per favore, ce lo servi al tavolo. Ma non avete premura oggi? No, oggi no. No, oggi no. Ma... Avieri, e la Vespa? Eh sì, è che venga a lavorare in Vespa. Oh, senti, mi ha telefonato adesso Elvis Presley. Senti se ti piace questa. Ti piace? Sì, non è male. Ma senti, con Marisa come fa? Con Marisa, male. È una ragazza troppo seria per me. Abieri, mi sa tanto che tu con le donne non ce sai fare. Te ci vorrebbe una nave scuola. Una nave scuola? E che è una nave scuola? È una nave scuola, una donna pratica, una de vita, de mondo. Una parola a trovarla. Sta a sentire, io c'ho mia sorella più grande che fa la mignotta. Ma è una mignotta professionista, eh? E beh? E beh, visto che tu sei un amico, io potrei parlare del caso tuo. Ma lascia stare, con tua sorella mi vergogno, pare brutto, eh? Ma che pare brutto, è meglio con mia sorella che con estranei. E poi ti faccio fare pure lo sconto. E che te devo dire? Parlagliene un po'. Ci vediamo, Peri. Ecco i due caffè. Uno stretto e uno lungo. E è strano. A me ancora niente. E a te? Beh, sembra e non sembra. Sembra che s'affacci, ma... Ma poi si ritira. Erano le 8. Ora sono le 9:30. Zitto! Forse ci sono. Credo anch'io. Oh Nino, se ci cerca qualcuno siamo andati un attimino al bagno. Hai capito? Sempre insieme voi due pure al bagno. Che niente niente fossimo un poco vicchioni. Auguri e in bocca al lupo. Beato te che hai fatto. Beato non pare pal. Mi è cascato nel cesso l'orologio con tutta la catena. Ah, ecco Lucia. E chi è lui? Mia sorella, la mignotta. Ah. A Lucia, ti presento Pierino, il mio più caro amico. Molto lieta. Piacere. Mio fratello mi ha spiegato il tuo problema. Sciorbole. Ma è possibile che un bel ragazzolo come te non è mai andato con una donna? Ma come mai tua sorella parla bolognese? Sciorbole? Perché a Bologna ho fatto dei corsi di specializzazione. Brisa per criticare. Ma la mia professione la faccio seriamente, Schottmel. Eh? Ma sentimo bene. Ma allora è vero che non sei mai stato con una donna? Beh, sì, insomma, allora, ci sono stato. Questo manco lo sa come è fatta una donna. Oh, ma guarda che sarei tu che non sai come è fatta una donna. Dai, vieni con me che ti insegno tutto. Alucì, mi raccomando, non me lo strapazza troppo, eh. Ringraziamo i gentili ospiti che hanno partecipato a questo interessante dibattito. Signore e signori, i nostri programmi sono terminati. Sperando che... Nino. Chi è? Non mi dire che anche questa sera non vieni a letto, eh? Ma cosa fai tutta la notte alzato? E poi la mattina sei più rincoglionito del solito. Lo vedrai, lo vedrai. Buonanotte. Avante. Oh, ciao Pieri. Te giochi cinque sacchi a braccio de ferro cinese? Braccio de ferro cinese? E chiede?
È come il braccio di ferro tradizionale, soltanto che è cinese. E sarebbe a dire? Il braccio di ferro tradizionale è così. Il braccio di ferro cinese, invece, è così. Oh, io non ho capito. Avante, ma allora sei davvero un povero imbranato. Tu chiudi il pugno, così, e fai più forza che puoi. Io, invece, tiro dalla parte mia, hai capito? E chi vince? Avante, e vince chi batte l'altro, no? Ah, vince chi batte l'altro. Cinque sacchi, hai detto? Cinque sacchi. Ok, dai, proviamo. Allora, sei pronto? Pronto. Mettici più forza che puoi, eh? Pronti? Via! Bravo, hai vinto. Eccoti i cinque sacchi. Sono proprio contento di aver vinto. Mamma, a me i denti, chi me li dà, eh? Li portasci tu, eh? Ciao, zia. Scusi tanto, signore, ma per sfogarmi ho bisogno di dire delle parolacce, delle parolacce. Faccia pure. Sciocco, vallato, villanzone. Quando ci vuole, ci vuole. E c'ha ragione. E che cazzo? Resto incantato della vista di sta guapa ermosa signora. Signora, reveriendo, signora con la teppola in bocca. Non se puede trabacar senta la torrefacción. Por favor, dos cafetinos. Con mucho gusto. Ma questo non è né francese, né inglese, né tedesco, né russo. Hombre, esto es español. Sempre alla radio? Sempre. Seguro. Anch'io ho preso delle lezioni di lingue. Oh, bravo Nino. Allora facci sentire qualcosa. Subito. Ammole furbicicchi, quando ti induce il furbicicchi da ammolare capacciata me ne vai a bagnare cicigno cicigno. Ma che lingua gli è? Ma che è Esperanto? Ma che è Esperanto? È palermitano puro, di Radio Sicilia Libera. È lì che ho imparato le lingue. Ma che hai detto? E che vuol dire? E che vuol dire? Che ve l'andate a prendere nel culo voi, i vostri amici vicini e lontani. Tutta la radio e televisione italiana... E il vostro amico, come si chiamava il vostro amico? Gargiulo. Gargiulo? Gargiulo? E chi è questo Gargiulo? Quello che te lo mette in culo. No! No! Ammazza tu sorella che schianto, che fiate una mignotta. Oh, e non offende mia madre, quella è una santa. Vabbè, allora diciamo ammazza tu sorella che mignotta. Come va bene? Oh, allora com'è nata? Pensa che con ora di lezione mi ha insegnato tutto. È veramente brava, è proprio una forza. Allora con Marisa già sa tutto quello che devi da fa'. O me la dà o scende. La sai quella vecchia barzelletta? E chi nasa? Che c'hai, Pieri? Niente. Ti vedo di cattivo umore. E te credo. Ma che ce l'hai con me? No. Ma perché? Perché? Vabbè che il cinema era pieno di gente e c'erano solo posti in piedi. Ma una cosetta me la potevi pure fare. Ma io te l'ho fatta. A me! Beh, allora com'è andata con Marisa? Sarebbe andata bene. Solo che c'è stato uno scambio di persone. E come se l'è battuto? Che mi ha scambiato per un altro. Non mi conosce ancora bene in dettaglio. E ha fatto una pippa un altro pensando che fossi io. Sai, il cinema era affollato, stavamo in piedi e lei si è sbagliata. Ammazza che iella che c'hai. Ma non ti preoccupare, mo se li faremo con le tedesche. Ah, gli hai detto ai tuoi zii da Gita a Vienna? Sì, ma lì non so tedesche, so austriache. E vabbè, sono buono lo stesso. E non fate come i soliti italiani all'estero. Per qualche giorno dimenticate i bucatini alla matriciana, penne all'arrabbiata. Lì ci sono dei piatti buoni, i krauti, wurstel, strufel. E mi raccomando, non fateci fare della brutta figura, che io ero dei bersaglieri. Non ti preoccupare, zio. Mi raccomando, bello di zia, mi raccomando la magliettina, sì, di lana, sì. Che lì fa sempre freddo, sì. Sì, zia, va bene, zia. Sì.
Forza Italia! Mette spesso qualche chiodo e manciate di cemento dentro il brodo. La fa in barba ai pizzardoni, con la fionda rompe i vetri dei lampioni. Rompe i vetri dei lampioni. Alla nonna, per dispetto, metterò spiragni e topi dentro il letto. Dà la caccia alle bambine, a cui strappa o i buone mutandine. Giù dalla finestra dice solo parolacce, se lo scrivi fa sperleffi e fa boccacce. Fa sperleffi.